Da oltre 60 anni, il Pentagono si erge a simbolo di potere in difesa della libertà. Una fortezza a cinque lati a tutela del sogno americano. Ma l'11 settembre 2001, un gruppo terroristico lo mette a dura prova, trasformando un aereo di linea in un'arma di distruzione. Quel giorno gli Stati Uniti piangono in un profondo sgomento le loro vittime. Ma la fortezza americana dà prova della sua resistenza, proteggendo la vita di migliaia di lavoratori. Ora una sofisticata ricostruzione al computer rivela finalmente cos'è accaduto. Un disastro non è un incidente isolato, ma una catena di eventi cruciali. Analizzeremo questi fattori critici e scopriremo insieme le cause dell'attacco al Pentagono. Stati Uniti d'America. Arlington, Virginia. Pentagono. 11 settembre 2001. All'alba, alle ore 6:46, il tenente colonnello Marilyn Wills pianifica la sua giornata. Quella mattina chiesi ad un'amica di accompagnare le ragazze a scuola, perché io e mio marito andavamo di fretta. Le baciai e uscii. Marilyn è solo uno dei 23.000 dipendenti che ogni mattina si recano al Pentagono. Il Pentagono è infatti il più imponente complesso di uffici al mondo. I suoi cinque piani sono composti da cinque grandi cinture. Quasi 30 chilometri di corridoi si snodano su una superficie di oltre 600.000 metri quadrati. Ore 7. Bobby Hogue, avvocato del Corpo dei Marines, arriva al Pentagono. Avevo una colazione di lavoro con il vicecomandante dei Marines. Quella mattina ci incontrammo al circolo ufficiali, subito dopo l'alba. La giornata inizia presto anche per i viaggiatori in attesa di imbarcarsi dal Dulles Airport di Washington. Ore 7:18. Terroristi armati di coltelli e taglierini superano i controlli della sicurezza e si imbarcano sul volo 77 dell'American Airlines. 8:20. La torre di controllo autorizza il volo 77 al decollo. Volo 77, la tua frequenza è 125.05, pista 30 libera. I serbatoi dell'aeromobile hanno carburante sufficiente per 4.220 km sino a Los Angeles. Ore 8:46. Ci troviamo di fronte ad immagini agghiaccianti. Si tratta del World Trade Center. Fonti non confermate rivelano che un aereo si è schiantato contro una torre del World Trade Center. Un lugubre silenzio avvolge gli uffici del Pentagono. Tutti sono scioccati dagli eventi di New York. Ma nessuno ha ancora capito la gravità della situazione. 8:50. Il volo 77 dell'American Airlines, in volo da 30 minuti, raggiunge la quota di crociera di 10.000 metri e oltrepassa il confine tra Ohio e Kentucky. La torre di controllo di Indianapolis comunica via radio con il pilota. Confermare rotta Falmouth. Volo 77 conferma rotta, grazie. Questa è l'ultima comunicazione radio del pilota. Nello stesso istante, il volo scompare dagli schermi radar del centro di controllo. Si perde così ogni traccia del Boeing 757. 9:03. Un secondo aereo si schianta contro il World Trade Center. Negli uffici del Dipartimento della Difesa la tensione sale. L'attacco sul suolo nazionale rende il Pentagono un obiettivo sensibile. 9:32. L'American Airlines ordina che tutti i propri aerei rimangano a terra. Da Washington i controllori individuano un aereo che si muove a gran velocità. Era un aereo non identificato a sud-ovest di Dulles, che viaggiava a gran velocità. Rilevavo solamente un suono e nient'altro. A 750 km orari il velivolo si dirige verso lo spazio aereo protetto del Campidoglio e della Casa Bianca. Era una sorta di conto alla rovescia, 10 miglia ovest, 9 miglia ovest. E poi all'improvviso tornò indietro.
il velivolo non identificato vira di 330 gradi, tracciando quasi un cerchio completo. Ora si dirige direttamente sul Pentagono. Alle 9.37 il vigile del fuoco Alan Wallace si trova nei pressi dell'ala ovest del Pentagono. Ero vicino al mio camion quando vidi un aeroplano impicchiata alla mia sinistra, a circa 450 metri di distanza. Ore 9.38. Il Boeing 757, a 850 km all'ora, è a un secondo dall'impatto. Vola così basso che travolge tre lampioni e si schianta nel muro più a ovest del Pentagono. Una telecamera di sorveglianza cattura queste immagini, le uniche prove fotografiche dell'impatto. L'aereo distrugge la facciata ovest dell'edificio. L'ufficio di Kevin Schaffer viene completamente distrutto. Ricordo solo una palla di fuoco, un'esplosione e io che vengo scaraventato a terra. John Yates e Marilyn Wills sono al primo piano, sopra la zona di impatto. Qualcuno mi ha afferrato per i pantaloni. Gli ho detto di aspettarmi, di non lasciarmi andare, che avremmo dovuto trovare una via di fuga. E iniziamo a strisciare. 9.40. Le strade attorno al Pentagono si congestionano. Le squadre di soccorso faticano a raggiungere l'area dell'attacco. Una spessa coltre di fumo nero soffoca Kevin Schaffer, ma mentre striscia su pile di detriti ardenti, individua una possibile via di fuga. Intorno a me c'era solo fumo, ma ad un tratto riuscii a intravedere della luce. Iniziai a correre verso quello spiraglio e finalmente riuscii a trovare una via d'uscita attraverso una fessura. Al primo piano, Marilyn Wills è ancora intrappolata. Cercammo di aprire una finestra bloccata con tutta la nostra forza. Usammo mani e piedi e alla fine la aprimmo. Dietro di noi c'era una signora molto più anziana di me. Così la lasciai passare per prima. E lo stesso feci con un soldato che aveva ferite e ustioni ovunque. Dopodiché arrivò il mio turno e quello del mio capo. Ma in quel preciso momento pensai alla mia collega e a tutti gli altri che erano ancora negli uffici in fiamme. Il mio capo mi disse di andare, ma io risposi che non potevo, che dovevo tornare indietro. Ma lui mi diede una specie di ordine e disse: «Salta da questa finestra». È stata la cosa più dura che io abbia mai fatto, perché i miei colleghi erano ancora lì. Alan Wallace aiuta i superstiti a uscire dalle finestre dell'ala ovest. L'edificio era in fiamme. La gente che usciva dalle finestre era terrorizzata. C'erano tanti feriti, molti dei quali presentavano gravi ustioni. Le fiamme avvolgevano l'edificio. In questo inferno è impossibile per i vigili del fuoco raggiungere chi è intrappolato al terzo piano. 9.57. 19 minuti dopo l'impatto, una sezione di 23 metri dell'edificio crolla. Passano 10 minuti di agonia prima che i vigili del fuoco diano il cessato allarme per riprendere le operazioni di soccorso. Fortunatamente, Kevin Schaffer, Marilyn Wills, John Yates e Bobby Hawk riescono a uscire appena in tempo. 11.30. Il fuoco è così intenso che i pompieri impiegano quasi 24 ore a estinguere gli ultimi focolai. Per la prima volta nella storia, i terroristi attaccano il quartier generale del Dipartimento della Difesa della nazione più potente al mondo. Quando l'aereo si schianta sull'edificio a 850 km orari, i serbatoi contengono 20.000 litri di carburante. La sua forza esplosiva equivale all'energia liberata da 500 kg di tritolo. Eppure i danni sono circoscritti. Se gli esperti scopriranno come il Pentagono sia riuscito a resistere, saranno in grado di salvare molte più vite in futuro. L'indagine inizia così dai nastri del centro di controllo aereo. 125.05. Le registrazioni rivelano che nei primi 31 minuti il volo American Airlines 77 mantiene una comunicazione regolare con la torre di controllo. 44 minuti prima dell'impatto.
I dati della scatola nera dimostrano che il volo 77 compie una brusca virata di 180 gradi, dirigendosi verso il West Virginia. 42 minuti prima dell'impatto, la comunicazione con il volo viene interrotta. Ma cosa accade nel velivolo dopo l'ultima comunicazione del pilota con il centro di controllo aereo? L'ex investigatore del Comitato di Sicurezza dei Trasporti, Bob Francis, ha un'idea. Ovviamente non c'erano problemi alle 8.50, ma alle 8.56 i dirottatori assumono il controllo. Una delle prime cose che un terrorista normalmente fa è spegnere il trasponder. Il transponder è il dispositivo che invia i parametri di volo, come quota e velocità, al centro di controllo del traffico aereo. Con il transponder spento, il volo American Airlines 77 è solo un suono acuto sugli schermi radar. Non c'era modo di capire quale fosse il Boeing dell'American Airlines. In pratica, persero ogni traccia del volo. Il che significa che per 36 minuti il volo 77 dell'American Airlines si dirige indisturbato verso lo spazio aereo protetto di Washington DC. 6 minuti all'impatto. D'un tratto il controllore di volo, Daniel O'Brien, nota che sullo schermo il puntino sonoro si muove verso la Casa Bianca. Ma prima che possa reagire, è già scomparso. 4 minuti all'impatto. La scatola nera conferma che l'aereo ha iniziato una discesa in picchiata. Perde 670 metri di quota, vira di 330 gradi e si allinea verso il Pentagono, aumentando la velocità a 850 km orari. Il volo 77 dell'American Airlines precipita nell'ala ovest del Pentagono. L'angolazione di impatto diventa oggetto di investigazione da parte degli esperti. L'ingegnere civile Allen Kilsheimer è uno dei primi ad arrivare sulla scena e si concentra sul punto di ingresso dell'aereo. Per prima cosa ho analizzato l'area direttamente colpita. L'aereo ha impattato piegandosi sulla sinistra con l'ala destra alzata. Gli investigatori indagano ora sulle dinamiche dell'impatto del velivolo. Gli esperti del Pentagono ritrovano detriti della coda a 95 metri di distanza dal punto dello schianto. Il team di esperti vuole scoprire come la struttura dell'edificio sia riuscita a circoscrivere i danni in un'area limitata. Le indagini possono avere inizio dal piano terra. La fusoliera dell'aereo si è letteralmente disintegrata. Questo è il momento dell'impatto. Il muso dell'aereo funge da proiettile, lacerando un'ala dell'edificio. Un centesimo di secondo dopo l'impatto, l'aereo colpisce le prime 8 colonne e inizia a disintegrarsi. 2 centesimi di secondo, ciò che resta della fusoliera continua la sua corsa nel cuore degli uffici del Pentagono. Mezzo secondo, la scatola nera e il carrello penetrano 100 metri dentro l'edificio. Queste sono le uniche parti riconoscibili dell'aeroplano. Al momento dell'impatto, i serbatoi contengono 20.000 litri di carburante, molti dei quali alimentano un incendio che si innalza a 127 metri sopra il Pentagono. Il resto entra nell'edificio insieme all'aeroplano a 240 metri al secondo. Il carburante si sparge ovunque, persino sulle pile di detriti. John Yates è al primo piano. Avevo ancora gli occhiali sulla testa. Quando li tolsi pensai che fossero ricoperti di sangue perché c'era del liquido. In verità era carburante. Ma chi è sopravvissuto all'impatto deve ancora superare circostanze disumane. Quando deglutivo, sentivo i polmoni che si espandevano e contraevano e non vedevo nulla. Le condizioni sono intollerabili. Gli incendi e le esplosioni divampano lungo la breccia di 95 metri aperta dall'aereo. Ma come sono riuscite a sopravvivere persone come John Yates?
Appena un anno prima dell'11 settembre, i sistemi antincendio del Pentagono vengono revisionati e aggiornati. Vengono infatti montati sprinkler in grado di spegnere incendi due volte più intensi. Fortunatamente questo nuovo impianto viene installato proprio nell'ala colpita dall'aereo. Tutt'altra storia è però per il piano terra. Qui gli investigatori sono certi che nessuno sia riuscito a sopravvivere all'impatto, a eccezione di un uomo. Il suo nome è Kevin Schaffer. La scrivania di Kevin è sulla traiettoria dell'aereo. Mi ricordo che una gigantesca palla di fuoco esplose di fronte a me e mi scaraventò a terra. L'aereo, nella sua corsa di 240 metri al secondo, cosparge carburante nell'edificio, bagnando l'ammasso di detriti infiammabili. Ma com'è sopravvissuto, Kevin? Sono stato scaraventato in un'altra direzione ed ho incominciato a strisciare a terra, ad arrampicarmi sui detriti, cercando di evitare i focolai che trovavo sul mio cammino. È come se l'aereo avesse acceso una miccia. È avvenuto ciò che accadde in una miniera durante un'esplosione. A millesimi di secondo di distanza avvengono altre deflagrazioni. Le onde di rimbalzo dell'esplosione mancano Kevin. Se fosse stato pochi centimetri più a destra o più a sinistra, l'onda d'urto lo avrebbe travolto. Se fossi svenuto, non sarei riuscito a sopravvivere a quell'inferno. Le onde d'urto che mancano Kevin scavano un varco tra i muri, aprendo così una via di fuga. Kevin riesce a uscire strisciando per ben 28 metri. Riporta ustioni sul 42% della superficie corporea e in ospedale ha due arresti cardiaci. La direzione presa dalle onde d'urto che hanno mancato Kevin ha a che fare con la struttura del Pentagono. L'edificio è infatti composto da 5 cinture. Le cinture B e C sono separate dai cosiddetti viali A ed E. Le onde d'urto propagatesi al pian terreno rimangono circoscritte all'interno di 3 anelli. Se le cinture non fossero state separate e divise da sezioni longitudinali, la forza dell'esplosione non si sarebbe fermata e avrebbe distrutto un altro anello, mietendo molte più vittime. Ma anche altri elementi architettonici danno prova della loro efficacia. Per analizzarli, dobbiamo tornare ai momenti successivi all'impatto. Marilyn Wills, insieme ai suoi colleghi, trovandosi direttamente sopra la zona di impatto, striscia lungo tutto il primo piano per fuggire. I pilastri in cemento vengono travolti e distrutti. Eppure il primo piano resiste per ben 19 minuti prima di crollare. In questi momenti preziosi, Marilyn e gli altri superstiti raggiungono la finestra. Gli ingegneri sembrano disorientati. Che cosa ha sorretto il primo piano dopo il crollo dei pilastri? La risposta va cercata nel 1941. All'epoca il Dipartimento della Guerra crede di non avere più bisogno di un quartier generale così grande dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'edificio viene adibito ad archivio. Per sostenere i pesanti carichi si decide di rafforzare la struttura con travi e pilastri aggiuntivi, ma soprattutto usando del solido acciaio. A seguito degli eventi dell'11 settembre, Allen Kilsheimer ricostruisce una replica del sistema di travi e pilastri ritrovato nel Pentagono. Ogni pilastro contiene acciaio rinforzato dal basso verso l'alto. In sostanza, il pilastro di cemento viene circondato da questa griglia in acciaio che gli conferisce solidità. La forza catastrofica che si abbatte sul piano terra del Pentagono distrugge ben 80 pilastri. Ma l'acciaio rinforzato presente nei restanti pilastri continua a sorreggere l'edificio. Questo non accade nelle moderne costruzioni. Qui, se una di queste si rompe, la struttura resiste. Nei nuovi edifici, se si spezza un anello, la colonna viene giù. L'11 settembre il Pentagono resiste eroicamente a una prorompente forza esplosiva. Ma gli investigatori trovano un altro elemento che ha contribuito a salvare le vite di tante persone. Queste finestre.
Quando il velivolo si schianta nell'ala ovest del Pentagono, Bobby Hoog guarda fuori dalla finestra e vede un'enorme palla di fuoco, ma le fiamme non lo sfiorano. Perché? La risposta è di fronte a lui, nella finestra. Se qualcuno fosse venuto da me nel 2000 a dirmi che doveva installare una finestra a prova di bomba nel mio ufficio, io l'avrei cacciato. Non avrei immaginato che un giorno quella finestra mi avrebbe salvato la vita. Queste finestre, a pochi metri dal punto di impatto dell'aereo, sono ancora intatte. Senza di loro, Bobby e centinaia di altre persone sarebbero morte. Prima dell'11 settembre, in un'area specifica del Pentagono, vengono installati tutti questi dispositivi di sicurezza. E quando la mattina dell'11 settembre i terroristi attaccano il loro bersaglio, è questa sezione appena rimodernata che si trovano di fronte. Ma il programma di rinnovamento del Pentagono salva molte altre vite in un modo che nessuno può prevedere. L'11 settembre l'aereo entra nell'edificio diagonalmente e il suo impeto distruttivo interessa anche una seconda sezione dell'edificio. Normalmente in questo spazio lavorano 5.000 persone, ma l'11 settembre gli uffici sono vuoti perché la seconda sezione è in corso di rifacimento. 3 mesi prima, i 5.000 impiegati che normalmente lavorano nella sezione 2 vengono dislocati in uffici temporanei. Se avessero colpito un'altra ala dell'edificio, il numero delle vittime sarebbe stato terribilmente più elevato, forse 10 volte superiore a quello che è stato. L'eroismo e il coraggio dei superstiti salva innumerevoli vite. Poco importa se sei un membro dell'esercito, della marina o dell'aeronautica. Scatta qualcosa dentro di te che ti fa agire. Quando mi sono sentita afferrare dai pantaloni, ho pensato che quella fosse la parte migliore della giornata e non ero più responsabile solo per me stessa. Ero responsabile per tutte le persone che mi circondavano. Nell'edificio viene affissa una targa in memoria di tutti coloro che hanno perso la vita nell'attacco al Pentagono. Dalle rovine all'eroismo dell'11 settembre, i lavori di rifacimento dell'ala ovest vengono completati in un solo anno. Le nuove mura restituiscono grandiosità alla maestosa fortezza. Il Pentagono non solo protegge gli Stati Uniti in epoca di guerra, ma tutela la vita delle sue migliaia di impiegati durante un giorno di terrore. Sull'edificio però rimane una cicatrice. Un mattone annerito dal fuoco dell'attacco con una semplice iscrizione. Una macchia scura in netto e drammatico contrasto con la lucente e rinnovata facciata. Un malinconico ricordo degli eventi di quel tragico giorno.